Ciao ragazzi, ciao YouTube, ciao a tutti. Sono le 6:21 del 4 agosto. Sono nei pressi di Narva. Sono partito adesso dall'albergo già da un'oretta perché non ho dormito. Non ho dormito perché ieri sera sono arrivato qui a Narva, al confine con la Russia, e ho provato a entrare. Per entrare bisogna andare prima a registrare la moto in una location diversa dal confine. Si lascia il libretto della moto, il passaporto a un addetto, e dopodiché questo addetto ti dà il via libera per andare al confine. Il confine è circa 3 km da questo parcheggio, dall'altra parte della città. E quindi niente, dopo che ho registrato la moto mi sono recato al confine. Prima si passa al confine estone, mi hanno controllato la moto, hanno guardato il libretto della moto, il passaporto, il numero di telaio. Mi ha chiesto perché voglio andare in Russia, io ho detto per motivi di business, perché comunque avevo un visto business. Dopodiché gli esseri mi hanno fatto passare, sono arrivato a un altro checkpoint, c'erano due donne e mi hanno dato dei moduli, mi hanno chiesto subito il test molecolare del Covid, il passaporto e il libretto della moto anche loro, mi hanno dato dei moduli. Classico modulo che compilate anche in aeroporto di immigrazione, dove andate a dormire, quanto volete stare, motivo, insomma queste cose qui. Mi hanno aperto il gate anche loro, mi hanno fatto andare in un ulteriore gate dove c'erano altri due poliziotti, molto scortesi, parlavano in russo, hanno iniziato a chiedermi il numero della se il numero della targa fosse quello indicato sul libretto. Non capivano se era appunto il numero di targa, gli dicevo sì, ma loro continuavano a chiedere, insomma, scortesi, veramente scortesi, parlavano solo in russo. Dopodiché gli ho fatto vedere le lettere di invito, tutto quanto, al che è arrivato anche un altro poliziotto con una divisa con dei gradi superiori, e anche lui mi ha chiesto il motivo dell'ingresso, insomma. Allora anche io ho chiamato Riccardo, e Riccardo ha parlato. E questo addetto è andato a parlare con un suo superiore, penso. Nel frattempo è passata una buona mezz'ora. Dopodiché è tornato, mi ha richiesto di parlare con il mio amico, quindi con Riccardo. Ho richiamato Riccardo, si è preso il mio telefono, è andato a parlare dietro dove non vedevo per altri buoni 10 minuti. E poi mi ha ripassato Riccardo, che mi ha dato la notizia: guarda, non ti fanno passare perché attualmente si può entrare solo via aerea. Devo dire che è veramente stata dura, è un boccone duro da mandare giù, oltretutto si è messa a piovere e io sono stato mandato via, ho dovuto fare retrofront sotto l'acqua, un'acqua fortissima, mi sono lavato completamente, avevo il morale sotto le gomme della moto, perché comunque sono 2 anni che preparo questo viaggio, tanti sacrifici, io ho un lavoro, quindi non sono mantenuto come molti pensano, devo fare dei sacrifici per poter organizzare anche questi viaggi, e quindi tanti sacrifici che ho fatto nella mia vita privata, anche tutto in fumo, però ripeto, lo sapevo che c'era il rischio di non entrare in Russia, ho voluto giocare lo stesso la partita, quindi non posso che accettare questa sconfitta, anche se comunque è dura da mandare giù. Questa mattina mi sono svegliato all'alba, oltretutto è arrivato anche Claudio qua, e anche lui è a Narva, anzi lui è ancora a Narva, è in albergo, io sono già andato via. E quindi ragazzi è dura, mi dispiace molto, però vabbè, le cose importanti nella vita sono altre, quindi amen, alla fine questo modo di viaggio ci saranno altre occasioni, io comunque tornerò sul mio progetto Italia-Giappone e ritorno e non mollo. Oggi comunque tenterò di entrare da Pskov, che è più a sud. So già che non mi faranno entrare, però tanto ci passo e quindi proverò ad entrare anche da lì. Perché alla fine, ripeto, Fabio Cofferati è riuscito a entrare. Probabilmente ha beccato questo momento di gap della legge durante gli europei di calcio. Stamattina addirittura fa freschino, qui ci sono 9 gradi. E quindi è quanto, ragazzi. È stato veramente triste perché ero prontissimo a attraversare tutta la Russia, anche col problema che ho avuto alla batteria della moto, col rischio di rimanere anche fermo in Siberia, avrei corso qualsiasi rischio. Ora vedremo cosa fare, perché comunque ho ancora il tempo a disposizione.
Vedrò cosa fare. Adesso sto ancora accusando il colpo, quindi non riesco a ragionare bene. È veramente duro da mandare giù. Ragazzi, vi ringrazio ancora di tutto. Comunque sarò ancora on the road, cercherò di campeggiare wild perché negli alberghi comunque il budget scende su, giù troppo velocemente. E poi non mi piace ma viaggiare in moto, andare in albergo, perché è troppo easy. Cioè a me piace più Easy Rider. Ragazzi, grazie di tutto. Mi dispiace darvi questa brutta notizia, avrei voluto fare un video più bello dalla Russia, però purtroppo questa è la realtà dei fatti. Ciao ragazzi, ci sentiamo presto.